Buongiorno a tutti, è Maurizio Monti che vi parla dalla redazione dell'Istituto Svizzero della Borsa, Istituto Svizzero della Borsa che oggi ospita nei suoi webinar un servizio della mela deliziosa sviluppato in collaborazione con Daniele La Vecchia. Stiamo parlando di Zenit. Zenit è un servizio che abbina le strategie più evolute usate da Daniele La Vecchia anche in altri servizi resi per l'Istituto. Daniele è uno dei più prestigiosi strategist dell'Istituto Svizzero della Borsa e ne ha sposato la causa di diffusione di cultura finanziaria fin dall'inizio. La Mela Deliziosa è il sito che ospita Zenit. Zenit è un servizio che abbina le strategie di Wyckoff e le strategie operative che andremo a esaminare insieme in analisi nella parte preliminare di questo webinar per fare trading in opzioni sull'azionario, soprattutto americano. Andiamo a passare il controllo dello schermo a Daniele La Vecchia. Daniele, ti passo il controllo. Grazie Maurizio, buongiorno a tutti. Buongiorno a te, benvenuto, grazie di essere fra noi. E il tema di questo webinar è appunto lo straordinario abbinamento che tramite Zenit abbiamo fatto fra le teorie di Wyckoff e l'universo delle opzioni, universo che abbiamo sempre definito come l'universo parallelo del trading, perché le regole che valgono nel trading tradizionale sono diverse da quelle che valgono nel mondo delle opzioni, nell'universo delle opzioni. Tu applichi le tue metodologie basate anche su Wyckoff, che ci hai spiegato più di una volta. E oggi sarà un'ottima occasione per capire come queste metodologie vengono applicate al mondo delle opzioni. E ti lascio la parola perché ti ho sottratto anche troppo tempo. Grazie Maurizio. Allora, benvenuti a tutti. Diciamo, questo webinar ha un po' lo scopo di mostrare esattamente qual è la concezione del servizio Zenit e in realtà quella che è la concezione che hanno tutti i servizi che io curo. Wyckoff, per quanto mi riguarda, è il più straordinario metodo di analisi che il mercato possa avere. Poi esistono tante strategie per approfittarne, però lo ritengo un metodo di analisi straordinario perché porta una visione d'insieme del mercato e fa capire quali sono le dinamiche interne. Dato che la mia esposizione deve essere breve, non mi addentrerò sulla natura stessa del metodo Wyckoff, che viene detta anche la tecnica dei 9 test. Che è una tecnica molto raffinata, basata su una serie di semafori, di cancelletti consecutivi per andare ad aprire un'operazione. Utilizzerò questi schemi che sono molto noti al pubblico e che sono una semplificazione, è un modello educativo e di esposizione didattica postumo in realtà al periodo Wyckoff, ed è l'autore Robert Evans di questi schemi, che però ci danno una grande facilità di spiegazione di quello che è un metodo molto complesso. Diciamo che la cosa che mi è utile che sia chiara fin dall'inizio in questa esposizione è che Wyckoff ha individuato alcune fasi attraverso le quali il mercato passa. Immaginiamo, per semplificazione, utilizziamo solo la fase accumulativa. Immaginiamo un mercato che cade sotto la spinta del panico, sotto la spinta delle vendite dei retail, e non credo che facciamo tanta difficoltà a immaginarlo perché l'abbiamo vissuto in questi ultimi mesi. L'ultima fase attraverso la quale il mercato poi cambia direzione è una fase di lateralità, cioè c'è un movimento direzionale ribassista, poi il mercato viene bloccato per un certo periodo, dopodiché il mercato riparte in direzione opposta. Questa fase di lateralità è necessaria alle maniforti per bloccare il movimento e per andare a fare una serie di acquisti programmati in un orizzonte temporale più o meno lungo, in modo che la loro tattica di investimento non sia visibile al pubblico. È una sorta di parte che viene detta stealth, cioè una parte di veramente invisibilità delle intenzioni delle maniforti che vanno ad acquisare in quella che viene chiamata fase B. Va da sé che, per semplificazione, la fase A
è la fase di blocco, di stop del mercato, attraverso il quale le mani forti bloccano il movimento direzionale ribassista. Si entra dopo questo momento in fase B. La fase B è la fase di acquisto, cioè vengono in ogni singolo movimento del mercato, vengono immessi dei piccoli ordini da parte delle mani forti, molto spesso andando a acquistare sul bid, quindi andando a acquistare sul ritorno indietro del mercato e non spingendo sull'ask. Questo lo dico così per chi magari ha più dimestichezza con queste cose, proprio per far capire come di fatto il loro movimento di acquisto è qualcosa di difensivo, non è di aggressivo, perché nel momento in cui si porta l'aggressività con capitali così ampi, evidentemente si produce un movimento esplosivo nel mercato e loro non hanno questo intento. In tutta la fase B non hanno l'intento di spostare il mercato in maniera aggressiva, quanto più di tenerlo fermo. C'è poi un movimento dalla fase C e quelle successive dove il mercato cambia carattere. Questo cambio di carattere viene indicato da questi acronimi, SOS, che è un tipico movimento di impulso rialzista, LPS, che è un classico pullback ritracciamento, e poi via dicendo. Perché si chiama sign of strength, SOS, perché è un movimento che mostra attraverso i volumi, attraverso la dimensione delle barre, una grande facilità degli acquisti di dominare sulle vendite e quindi la possibilità di rialzarsi in maniera importante. Vi mostro uno schema che utilizzo nei corsi che tengo su Wyckoff proprio per mostrarvi quello che vi ho appena fatto vedere sulla schematica classica Wyckoff. La fase B è una fase evidentemente di equilibrio dove vengono mantenuti un massimo e un minimo nel trading range. C'è poi una parte successiva che viene chiamata fase C e che è proprio caratterizzata da questo SOS, da questo sign of strength, segno di forza. Il contrario viene chiamato sign of weakness. Dopo il sign of strength, normalmente il mercato lascia il trading range, quindi ha la forza per rompere il bordo superiore del trading range, poi può fare un piccolo pullback all'interno, ma la sostanza è che l'LPS, ecco qua, last point of support, cioè l'ultimo punto in cui le mani forti andranno a supportare le quotazioni, viene fatto con volume basso. Quindi quello che distingue proprio questa struttura è il cambio di volume rispetto a una fase precedente in cui domanda e offerta si eguagliavano. Questo perché ancora una volta eravamo in una fase di invisibilità dove le mani forti hanno la necessità di acquistare senza che nessuno si accorga delle loro vere intenzioni. Immaginatevi dopo un movimento disastroso verso il basso dove molti investitori hanno liquidato le loro quote e gli investitori residui vengono scoraggiati dal tenere queste quote perché il movimento di prezzo è laterale, quindi non mostra nessun segno di ripresa. È evidentemente fatto apposta per scoraggiare questi investitori a tenere le quote del loro investimento. Questo vale per qualsiasi tipo di strumento e a qualsiasi time frame. Quando viene prodotto un movimento di forza, un movimento di rottura che abbiamo definito sign of strength, il mercato torna indietro. Qual è la cosa straordinaria di questo metodo? È che in realtà, come mi avete sentito parlare fino adesso, non c'è una strategia per il momento, c'è la comprensione della natura dei movimenti che vediamo sul mercato. Quindi la strategia può essere qualsiasi strategia, a prescindere da questo metodo, però con la comprensione profonda di quello che sta avvenendo nel mercato e quello che dovrà avvenire. Perché quando siamo in fase B, noi sappiamo che la fase B può essere più o meno lunga e quindi sappiamo che c'è un equilibrio domanda-offerta e che tecnicamente è difficile che le quotazioni lasciano questi due estremi, il bordo superiore e il bordo inferiore di quella lateralità. Invece nella fase C, quando vediamo già le cose che cambiano, sappiamo che le quotazioni molto presto lasceranno
il 3D range si sposteranno in maniera direzionale. Naturalmente questo ci dà la possibilità di prendere delle decisioni e soprattutto di avere una capacità, per così dire, predittiva su quello che il mercato dovrà fare per dimostrarci se è forte o debole. A questo proposito, vi mostro proprio un'applicazione di questo che vi ho appena detto. Nella fase B, in cui il movimento è davvero laterale, non ci sono delle uscite dal trading range, evidentemente si possono usare delle strategie non direzionali con le opzioni, per esempio le Iron Condor, Vertical Spread. Ecco qua un esempio, quindi stiamo parlando di una strategia che va a guadagnare quando il prezzo si mantiene all'interno di un range ben definito, e qua avete il trading range. Vedete, qua c'è il limite inferiore del trading range. Per chi ha dimestichezza, qui stiamo parlando del prezzo. Qui c'è il prezzo nell'asse, e qui ci sono i profitti o le perdite. Limite inferiore del trading range, limite superiore del trading range. Per esempio, posizionato in questo modo. Naturalmente si può anche lavorarlo diversamente, spostando questi limiti un po' di più, un po' di meno, a seconda nostra convenienza. Però questa è la struttura. Quando noi sappiamo che il prezzo è appena entrato in fase B, e quindi il suo prezzo probabilmente non uscirà per un certo periodo variabile, però almeno proporzionale alla necessità di muovere poi i prezzi, noi sappiamo evidentemente che è possibile operare attraverso le Iron Condor con grande profittabilità. Dall'altro punto di vista, quando sappiamo che c'è una certa maturità nel movimento del mercato, e che quindi può uscire in movimento direzionale, evidentemente abbiamo la possibilità di sfruttare, per esempio, attraverso una long call secca. Si può anche utilizzare un vertical, evidentemente, però a prezzi un po' più alti, in modo da poter approfittare dell'esplosività del prezzo quando lascia il trading range, e magari finanziarci un pezzo del prezzo dell'opzione. Questo è quello che sta sotto all'utilizzo, o almeno uno dei modi con cui si possono utilizzare le opzioni con Wyckoff. Ma la comprensione profonda del mercato in realtà rende il metodo di analisi veramente multiforme. Si possono utilizzare tantissime forme, e in qualsiasi modalità, anche modalità a brevissimo termine, perché questa metodologia è straordinaria, perché lavora anche sui time frame più bassi. Io stesso l'ho sperimentata personalmente per testarla all'inizio della mia carriera, quando lavoravo in un fondo di investimento spagnolo sul minuto, perché l'esigenza era produrre molte operazioni a basso time frame. Quindi io ho sperimentato la bontà di questo metodo addirittura un minuto, nel quale ci sono di fatto tutti gli schemi, tutti i punti che vi ho appena elencato, così come ve li ho elencati, e questo è straordinario. C'è proprio una frattalità nel mercato che si manifesta. Come individuiamo questi sign of strength? Perché una volta capito che, per esempio, nella fase B, nella fase di lateralità, possiamo per esempio utilizzare delle strategie non direzionali, se vogliamo utilizzare invece delle strategie direzionali per andare a prenderci i movimenti del mercato, abbiamo la necessità di vedere questi sign of strength. Ho dovuto, nel corso del tempo, programmare io personalmente dei software. Non sono un bravissimo programmatore, però so per esperienza che, sebbene un trader che non ha una grande abilità di programmatore, può essere molto più abile di un programmatore quando si tratta di lavorare in cose così specifiche, perché solo lui può avere in testa che cosa vuole nel minimo dettaglio. E questo è stato un po' il percorso che ho fatto. Ho elaborato due sistemi che mi aiutano a vedere questa esplosività prima che sia troppo tardi, perché quando il mercato va in esplosività, si può solo aspettare il pullback, e non è detto che avvenga. Molto spesso avviene a ritracciamenti troppo alti, per quanto mi riguarda, e quindi non è possibile poi andare a riprendere il movimento.
Il primo ha a che vedere con la ciclicità dei mercati, cioè vede questi sinus trend nel rapporto con cui questi sinus trend, queste forze, si alternano tra i vari settori, tra i vari indici, perché anche questa è una cosa importante. In questo momento specifico di difficoltà dei mercati, alcuni settori stanno resistendo, le utilities, gli staples, gli health and care, tipici settori difensivi, altri settori invece stanno patendo molto di più e hanno patito molto di più. Il secondo è un indicatore programmato, nato per essere programmato sull'MT4, che io sto poi convertendo in altri linguaggi di programmazione, che spacca letteralmente i vari time frame e mi consente una visione granulare di ogni singolo movimento all'interno del mercato attraverso un'unica schermata, e mi segnala anche questo i sinus trend, quindi questi segni di forza. Partiamo dal primo. Il primo è qualcosa che ho già avuto modo di presentare. Oggi voglio rivelarvi qualche segreto dietro questo indicatore. È un indicatore che divide il mercato in quattro quadranti. Nel quadrante in alto a destra troviamo tutti i titoli, tutti i settori che sono rialzisti, cioè che possono essere acquistati. Nel quadrante in basso a sinistra troviamo tutti i titoli che invece possono essere shortati o sono deboli. La cosa incredibile è che il mercato va a fare una rotazione in questo modo e i titoli di volta in volta vanno a posizionarsi prima nella parte rialzista, poi si spostano, scusate, qui ho scritto alzista, era ribassista, perdonatemi, nella parte ribassista e poi si rialzano. Questo è il ciclo continuo che il mercato ha sia nel breve sia nel lungo periodo. Vi mostro un esempio su qualcosa, vedete come si muove. Questo è il settore energetico. La data la vedete qua in alto, vedete il 31 di maggio. Vedete che era forte in questo frangente. Vedete poi come si sposta nel quadrante della debolezza. Qui ho fatto un'animazione dell'indicatore. Guardate come dalla debolezza poi tende a rafforzarsi. Siamo al 18,7, 27, piano piano. Ecco qua, vedete, è rientrato venerdì scorso nel quadrante della forza. E quindi siamo a questo livello. Quindi vedete che ha compiuto completamente un arco e questo ci dice che probabilmente da qui a poco sarà maturo per dare il segno di forza. Vi mostro prima un grafico e poi vi mostro come l'indicatore mi aiuta a vedere migliaia di titoli allo stesso tempo e mi mostra le opportunità. Questo è un tipico movimento di Wyckoff. Questo è, diciamo, possiamo spaccarla così come una fase A, e questa è tutta una fase B. Dopo questa fase B, molto breve peraltro, esiste una fase C, che è quella di direzionalità in cui noi troviamo il sinus trend. Per esempio, in questo frangente si potevano sfruttare strategie non direzionali. Dal momento in cui si nota un sinus trend nel mercato, evidentemente si sfruttano le strategie direzionali. Ora vedete le date, qui siamo a inizio luglio con un movimento di forza, poi un movimento propulsivo che lo spinge fino alla fi a fine luglio, pullback, ed è ripartito un movimento di forza attuale. Questa è un'azione sul mercato americano quotata sul Nasdaq. Ora guardiamo che cosa accade al Wyckoff Fusion Index. Vi avvio l'animazione dell'indicatore. Vedete che siamo a inizio luglio, la partenza, vedete che esprime un segno di forza, esprime un'entrata nel quadrante della forza, poi continua a esprimere forza. Più in alto è il titolo, più esprime forza. Tutti questi movimenti di ritracciamento indietro, come questo, sono di fatto della spento support. E questo è il segreto di questo indicatore. Questo indicatore non mostra solo la forza relativa di un titolo rispetto a un altro, ma ci mostra anche la sua forza assoluta. Quando un titolo entra in maniera prepotente all'interno del quadrante rialzista, scusate, qui ho fatto lo stesso errore di prima,
automaticamente stiamo assistendo a un sinus trend. Il ritorno indietro è un movimento di una freccia che si muove verso il basso e un last point of support. E poi seguono i movimenti successivi. Quindi io che cosa dovrò fare? Non dovrò fare altro che individuare quando i titoli fanno questo movimento e cercare il ritorno indietro. Oppure quando i titoli fanno questo movimento e mettere sui livelli che mi interessano delle entrate per poterne approfittare. Ma già so che in questo genere di situazione non dovrò più utilizzare strategie non direzionali, ma unicamente direzionali. Vi mostro un altro esempio. Questo è cost con il suo sinus trend e last point support. Guardate di nuovo. Lo faccio rivedere. Vedete? Adesso si crea l'esplosività. Sinus trend torna indietro, fa un pullback, last point support. Bene, che cosa devo fare? Devo aspettarlo qua. Se ho perso l'occasione, l'aspetto, scusate, l'aspetto in quest'arte qua. Quindi questi sono i miei punti di attenzione. Vi mostro un altro esempio. Questo è un esempio tratto da un'operazione reale data su Zeni proprio. Aspettate che cancello. Ok. Allora, Roll, come vedete, ha disegnato proprio l'arco di cui stavamo parlando, con un movimento direzionale e con un pullback e nuovamente un'esplosione. Quella a cui abbiamo assistito è scusate, un sinus trend a tutti gli effetti. Questo è un sinus trend a tutti gli effetti. Quello che c'è stato prima era un sinus trend. Questo qua sotto, alla base di questo movimento esplosivo, è un last point of support. Sembra difficile da credere che il mercato sia così ritmico, ma è veramente il ritmo del mercato. Guardate l'esempio pratico. Questo è proprio Roll. Noi l'abbiamo preso in una fase in cui sembrava che dovesse tenere, era intorno a questa zona. Vedete come ha perso terreno perché c'è stata una grossa emotività nel mercato, ma poi è tornato rapidamente su e adesso sta producendo gli effetti che speravamo già da tempo. Noi siamo quasi in prossimità della scadenza dell'opzione, siamo oramai a 20 giorni dalla scadenza dell'opzione, però a questo punto abbiamo delle carte in mano perché abbiamo visto un'esplosività nel movimento sinus trend. Vediamo se continuerà o se farà un piccolo last point support e poi potrà dirigersi nuovamente verso l'alto. Qui, in questo segmento che vi ho evidenziato, c'è esattamente un trading range alla Wyckoff con una fase A che termina qui, per quanto mi riguarda, qui c'è una fase A, qui c'è una fase preliminare, c'è una fase B di permanenza all'interno del trading range, un po' breve questa volta, e poi ci sono alcune uscite importanti con le ultime uscite dal trading range con un risveglio dei volumi notevoli che ci segnala un fortissimo interesse da parte dei maniforti che hanno tutta l'intenzione di spingere le quotazioni verso l'alto. Vi mostro un titolo che ho dato qualche giorno fa. Vedete che il principio è sempre lo stesso, magari per chi non è allenato a vedere queste cose può sembrare una forma strana. Questo è il trading range, questa è la permanenza all'interno del trading range con strategie no direzionali, ma poi quando vediamo un movimento di questo tipo e un movimento di questo tipo, abbiamo la certezza che si tratti di un movimento con una possibilità importante. E anche in questo caso abbiamo dato l'operazione con la possibilità di sfruttarla in vari modi. Anche in questo Daniele, caso, quindi evidentemente. sì, scusami, non Dimmi, volevo pure. interromperti. Siamo entrati nell'operatività del servizio e per ricordare ai nostri ascoltatori che appunto il servizio Zenith che dà consigli operativi per l'acquisto di opzioni con sottostante il mercato azionario, basandosi su questi principi, quelli che tu ci hai spiegato, nella realtà ci hai rivelato quello che è il tuo metodo per andare a individuare i titoli migliori su cui operare e per andare a individuare quali sono i migliori punti d'ingresso.
È corretto, Daniele? Esatto, è proprio così che faccio. Ovviamente dovendo dare segnali, dovendo occuparmi di moltissimi mercati, la prima parte è esattamente quella che hai detto tu, cioè andare a individuare i titoli più maturi. Mi sarebbe impossibile guardare 2000 grafici. Attraverso questo sistema io in 10 minuti individuo i candidati e poi nel grafico del candidato individuo il posizionamento di ingresso corretto. Permettimi di far vedere solo ai nostri ascoltatori per un attimo il WhatsApp ed SMS che possono inviare al 320 8756 444. Scrivete Zenit in modo che il nostro customer care è in grado di capire qual è il vostro interesse e su che cosa state manifestando interesse. Che cosa vi permette di fare? Mandare un WhatsApp, un SMS al 320 8756 444. Vi permette di poter attingere alla particolare offerta speciale che è stata strutturata per tutti gli ascoltatori di questo webinar, in esclusiva per loro, relativa al servizio Zenit sviluppato all'interno del sito La Mela Deliziosa, edito dall'Istituto Svizzero della Borsa, in collaborazione con lo strategist Daniele Lavecchia, che oggi abbiamo l'onore di avere con noi a spiegarci direttamente quali sono le sue metodologie. Metodologie basate su Wyckoff e che ci permettono, mentre ti ripasso il controllo dello schermo, Daniele, ci permettono di capire come tra Wyckoff e l'universo delle opzioni tu hai costruito una vera e propria straordinaria sinergia, così come è nel titolo di questo webinar e di come lo stiamo appunto individuando e spiegando. E ti prego quindi di proseguire con la tua analisi anche con qualche esempio di operazioni già fatte su Zenit. A te la parola. Allora, una ne approfitto proprio per questa cosa che hai appena detto della sinergia delle opzioni, di citare questa operazione che è proprio roll, perché la particolarità dell'opzione è qualcosa che io nel tempo non avevo sfruttato a pieno. Poi in qualche modo ho compreso come potesse essere potentissima l'opzione unita a Wyckoff, perché è raro che si sbagli attraverso Wyckoff la direzione generale. Naturalmente ci sono degli eventi che sono assolutamente magari non prevedibili, sebbene uno possa immaginare che qualcosa possa succedere, come per esempio questo movimento direzionale, vedete, di roll totalmente inatteso, perché era un titolo che stava reggendo molto bene ed è veramente decorrelato dal mercato, ma per così dire il panico ha preso un po' il sopravvento e gli ha fatto fare un movimento contrario. Bene, se evidentemente avessimo avuto uno stop loss sotto la zona di ingresso, evidentemente saremmo stati buttati fuori. L'opzione è particolarmente interessante proprio per questo, perché ci consente, avendo una buona probabilità di successo, che la direzione primaria sia fuori dal trading range e verso l'alto, come in questo caso, oppure verso il basso, come in altri casi, ci consente di sopportare bene anche gli sbandieramenti, per così dire, non così attesi, per andare a riprendere valore improvvisamente. E questo è uno dei vantaggi straordinari dell'utilizzare Wyckoff insieme alle opzioni, ed è qualcosa che mi sono reso conto può essere davvero rivoluzionario nel modo in cui si intende il trading. Stessa cosa vale anche per PRGO, che in questo momento, una vedete, questo è proprio un titolo reale, ha una volatilità molto contenuta. Noi andiamo a prendere gli elementi, i propri momenti di prezzo in cui la volatilità è fortemente contenuta, proprio per innanzitutto pagare molto poco l'opzione nel caso in cui siamo compratori, per esempio, di una call. Ma dall'altro punto di vista è perché la nostra esperienza è che quando il movimento è direzionale, così come lo vedete adesso, beh, io vedo che molto spesso c'è veramente poco da fare, ci sono veramente punti di ingresso scarsi a quel punto. E per questo mi concentro su prendere i movimenti prima che i movimenti si evidenzino, evidentemente perché
questo mi consente di andare a lavorare un po' come fanno le mani forti. Secondo un libro della WSA, che è una tecnica successiva a Wyckoff, che ha preso molto le mosse da Wyckoff, il titolo di un libro che dice Muovermi all'ombra delle mani forti. È così che io concepisco questo lavoro. Il mercato non è comandabile, molto spesso, a volte non si capisce, ma se noi vediamo i movimenti delle mani forti, allora capiamo di riflesso che cosa deve fare il mercato e ci accodiamo a questi movimenti. Per comprendere ulteriormente il mercato, e poi arrivo alle operazioni che ho in mente, di dare ve le mostro in real sugli indicatori per farvi vedere che cosa sto guardando in questi giorni, ho un secondo indicatore, sempre programmato da me, che va a vedere tutti i time frame possibili all'interno dei vari strumenti. In questo caso lo vedete applicato al Forex, ma in realtà è applicabile a tutto, io lo applico un po' a tutto. Che cosa fa? E direi che la schermata è abbastanza esplicativa, vi dà la possibilità di vedere una valuta e il trend di quella valuta in tutti i suoi time frame, come nel caso di euro australiano, la prima valuta che notiamo in alto, la troviamo tutta allineata a ribassista, vedete? E naturalmente lo scopo dell'indicatore è fornirmi queste preziosissime segnalazioni, cioè un sinus trend sui 30 minuti, un sinus trend sul weekly, scusate, un sinus weakness sull'orario e via dicendo. E questo me lo segnala costantemente. L'indicatore gira costantemente e va a controllare qualsiasi cosa abbia bisogno per segnalarmi l'opportunità. E di qua voglio raccontarvi di un piccolo segreto del movimento del mercato che io utilizzo per andare a fare gli ingressi. Voi sapete, e questo credo sia evidente, no? Che il mercato, anche il mercato direzionale, vive di una fase di impulso, di una fase di ritracciamento in cui prende una parte del terreno fatto in maniera rialzista precedente, torna indietro e poi riparte nuovamente in direzione. Ma quello che io non avevo mai notato, e l'ho notato attraverso la possibilità di una schermata così che mi seziona tutti i time frame di tutti gli strumenti, quello che ho compreso è che il mercato si muove così, e cioè che i time frame più bassi sono come un'onda che si propaga verso quelli alti e fanno cambiare piano piano il trend dal più basso fino al time frame più alto. Questo è l'impulso. La stessa cosa la vediamo nel pullback, quando siamo in un impulso in cui tutto è verde, cioè tutto è positivo, un mercato che sale, siamo tutti a posto. Piano piano qualcosa comincia a scricchiolare. E cosa scricchiola? L'M1, poi l'M5 che diventa rosso, vedete come cambia colore. L'M15 che cambia colore, l'M30 che cambia colore, e poi magari semplicemente siamo arrivati alla fine di questo pullback, l'onda di ritracciamento non si propaga oltre, e io dove arriva l'onda, quest'onda nell'indicatore, posiziono una P per rendermi conto di quanto è profondo il ritracciamento, e poi riparte l'impulso, ma l'impulso ancora una volta riparte dai time frame più bassi e si propaga come un'onda verso i time frame più alti. Nel pullback, evidentemente, quest'onda ribassista aveva coinvolto fino all'M30, ma aveva lasciato l'H1 e l'H4 sempre rialzisti, anche il D1, ma aveva coinvolto, vedete, l'M1, l'M5, l'M15 e l'M30. E proprio l'M1, l'M5, l'M15 e l'M30 sono i primi a cambiare di colorazione, proprio perché è un'onda sottocutanea immediatamente non visibile, ma che si propaga dal piccolo come un'onda, come quando tiriamo una pietra in uno stagno, quest'onda si propaga. E così avviene nel mercato. Difficile vedere queste cose se non si ha la possibilità di osservarle attraverso qualcosa che ci consente di vedere tutti i time frame in fila l'uno all'altro. Vi ho sempre posizionato, per esempio, sterlina contro australiano qua sopra, e guardate questo esempio. Vedete che i time frame superiori in questo esempio sono tutti, scusate, ribassisti. Ciò significa che l'impulso è ribassista. È poi partito un pullback rialzista che però al momento è arrivato, vedete la P piccolina qua, è arrivato fino a M15. Da qua in poi potrebbe ripartire
di nuovamente un impulso ed è lì che io devo andare a intervenire ed è lì che andrò a cercare i miei sign of weakness, i sign of strength. Un altro esempio, e poi vi mostro qualche esempio pratico, guardate, abbiamo franco-svizzero con giapponese. Vedete che i time frame alti sono rialzisti? Vedete che ci sono dei time frame di colorazioni discordi in mezzo ad altre colorazioni verdi. Cos'è successo qua? Evidentemente c'è stato un pullback che è arrivato, lo vedete dalla P, fino ad H1. Quindi c'è stata un'onda ribassista che dall'M1 si è spinta fino all'H1, ma poi nuovamente è ripartito un impulso di tipo rialzista e ha fatto cambiare le colorazioni fino all'M15 e adesso guardate cosa nasce qua, un sign of strength, proprio un movimento propulsivo importante su 30 minuti che probabilmente fa cambiare le colorazioni a M30 e H1 e le ricongiungerà per andare in sincronia di nuovo con il movimento rialzista dei time frame più alti. Questo è un indicatore che mi consente di vedere tutte queste cose, naturalmente dotato di alert, che unito a quello che vi ho mostrato precedentemente del Wyckoff Position Index mi consente di tenere sotto controllo tutti i mercati di cui ho bisogno senza guardare migliaia e migliaia di grafici, ma concentrare la mia attenzione solamente sulle cose che contano. Piccolo Permettimi esempio di di che dire, cosa. scusami un attimo, permettimi di Sì. dire che quello che ci hai mostrato è una chicca molto molto rara, non la troverete da altre parti, e lo dico con il cuore agli ascoltatori, perché questo è un risultato eccezionale di uno sviluppo di un indicatore che ha richiesto moltissimo studio, migliaia di ore di studio, e dove il concetto di fondo che si è riscontrato, che si è trovato, è che i diversi time frame altro non sono che le diverse modalità con cui si propaga un'onda rialzista di pullback e il successivo impulso. Lo stesso ovviamente vale anche al ribasso, dove quindi dall'onda più bassa si propaga gradualmente verso l'onda più alta. Lo stesso per il pullback, lo stesso per l'impulso successivo. Questo è un modello che non troverete da altre parti, veramente unico. Daniele è stato bravissimo a trasformare questo modello in un indicatore, cioè in qualche cosa che gli indica su che cosa operare senza dover esaminare centinaia o migliaia di grafici. Questo è l'esempio sulle valute, ma credo che tu lo applichi poi all'universo del mercato, giusto, Daniele? Esatto. Questo è qualcosa di prezioso. Devo dire che, come dici tu, l'indicatore nasce proprio per vedere queste cose, ma non so se anche a te è successo, dato che tu sei anche un esperto di algoritmi, molto spesso addirittura l'indicatore va oltre a quello che si era pensato perché in realtà mostra molto di più e ne nell'utilizzo dell'indicatore ci si rende conto che dà molto di più. Esatto. Quello che tu hai mostrato, che è la classica onda impulso, pullback, impulso, che abbiamo visto migliaia di volte, che vediamo quando ci viene spiegato le teorie più diverse dal punto di vista del trading, no? Di applicazione di metodologie di trading, questo è un modello unico dove abbiamo imparato che c'è una logica multi-time frame negli impulsi del pullback in ogni movimento del mercato, dove dall'onda più piccola si propaga attraverso un time frame basso gradualmente a un'onda che cresce attraverso i suoi time frame superiori. Esattamente. Sarebbe impossibile andare a cogliere questi trade simultaneamente perché non abbiamo la capacità di tenere, per quanto uno può avere tanti schermi e fare tanti piccoli rettangolini sul proprio schermo, è impossibile tenere d'occhio tutto questo insieme. Certo, ed è questa la genialità del tuo indicatore, che come giustamente dici tu, è un indicatore progettato per una finalità e che ha dato origine poi a una scoperta ulteriore, che è appunto Sì. questa scoperta di logica multi-time frame.
Sì, Perfetto, ti lascio esattamente così. proseguire. Ti lascio proseguire. Grazie Maurizio. Allora, vi mostro un esempio di operazione che sto valutando, per esempio su ADM. Allora, cerco di selezionare delle cose che siano molto facili da vedere. Vedete che qua il mercato crolla, si fa quello che viene chiamato in gergo selling climax e poi si fa tutto il suo processo. Entra in una fase B, nella quale si possono usare delle strategie no direzionali, e poi mostra un risveglio dei volumi. È proprio quello che succede, cioè in una fase non direzionale i volumi sono bassi perché servono a scoraggiare le mani deboli dal tenere l'operazione, le notizie sono negative, quindi servono proprio a ingannare noi che siamo in retail, la media dei retail, per fare dei loro acquisti, evidentemente. Una volta fatta la loro linea di acquisti e completato la loro linea di acquisti, i volumi si svegliano. Ed è proprio questo quando, vi dicevo prima, l'ombra delle mani forti. Questa è l'ombra delle mani forti, sono le orme che camminano. Quando decidono di muovere il mercato deve mostrarci attraverso il volume cosa sta succedendo e che i loro ingressi sono importanti. Vedete, ADM posizionato così, qui ci mostra un sign of strength. Se io vado a prendere l'indicatore, ve lo mostro in diretta. Se io vado a prendere l'indicatore e vado a prendere, vediamo un po' di trovarvelo. Scusate, ADM. Scusate. Allora, vado a prendere il settore di riferimento. Vediamo se lo troviamo qua. Vi faccio vedere delle situazioni simili. Notate proprio quello che vi mostravo sul grafico precedentemente, come di fatto stiamo in una situazione in cui molti titoli stanno all'interno del quadrante della forza, ma stanno in posizionamenti diversi. Proprio per darvi una rappresentazione di che cosa succede, vi mostro per esempio un'entrata all'interno quadrante della forza. Lo notate qua, il quadrante della forza, guardate la rotazione che fa questo titolo ed è un titolo che io sto per esempio esaminando in questo momento, uno dei titoli che sto esaminando in questo momento è che è un titolo che non è pronto ancora, è qualcosa di cui io devo tenere conto, ma non è ancora tra i candidati migliori. Altri titoli invece sono un po' più avanti, come e poi arrivo. Altri titoli, vedete, hanno già fatto quello che Caterpillar stava facendo, cioè sono già entrati prepotentemente all'interno del quadrante, quindi sono probabilmente entrati nella fase direzionale e così via dicendo fino a trovare i candidati migliori che normalmente si possono incontrare, guardate, in questa fascia, ve lo sposto, si possono trovare in questa fascia di prezzo, per esempio FedEx è un altro dei candidati, mentre poi vado su ADM, guardate FedEx, per me è un movimento straordinario in pancia, guardate la lateralità. Lateralità che parte da questa zona, vedete tutta la lateralità, uscita dal trading range, a questo punto non resta che fare un pullback sul bordo del trading range intorno ai 230 dollari. Stiamo parlando di FedEx, me lo mostro da solo per farvi vedere esattamente come vado a trovare i candidati. Vedete, FedEx già si è mosso abbondantemente, eccolo qua, qui trovate il suo percorso, guardate.
il percorso di entrata nel quadrante della forza. Questo è un seno strength, questo è un last point support. Certo, magari prematuri, non definitivi, ma poi nel corso dei movimenti, vedete, ha espresso la sua forza e adesso sta arrivando a consolidare il movimento che ha preparato. Questo è un movimento di preparazione all'esplosione successiva. Per me sarà sufficiente un ritorno un po' più indietro per andare a prenderlo. Quindi vuol dire un ritorno su questa fascia per andare a fare, per esempio, un ingresso che potrà essere interessante. Scusate, mi sono perso il ADM. Migliaia di titoli, vediamo un po'. Sono domande, Maurizio, nel frattempo che qua lo ritrovo perché abbiamo perso ADM. No, no, tranquillo, ritrova Era pure il difficile tuo. perderlo. Era difficile perderlo. Ritrova pure il tuo ADM, non ci sono problemi. Comunque un esempio che non è altro che un'estensione di quello che già tu hai mostrato precedentemente nei titoli precedenti. Sì. Sì, E quindi sì, credo che l'abbia trovato, vero? L'hai trovato, perfetto. ecco. C'è stata una defiance dovuta a... Purtroppo esistono varie classificazioni dei titoli e non sono tutte concordi. Guardate, vedete ADM, qui viene all'interno della piattaforma TradingView, viene dato Process Industries, mentre in realtà appartiene, secondo un'altra classificazione, ai consumer staples, quindi era quella la modalità per cui ero in difficoltà a ritrovarlo al primo colpo. Allora, vedete ADM, vedete questo ingresso prepotente all'interno del primo quadrante, vi allungo la traccia, guardate questo, tenete a mente quello che vi ho fatto vedere precedentemente sulle rotazioni. I titoli fanno proprio queste rotazioni, sviluppano un movimento, poi ritracciano e vanno oltre. Questi piccoli ritracciamenti, finché stanno all'interno di questo quadrante, sono molto promettenti. ADM, in questo momento, vedete, sta sviluppando un seno strength. Quando questo seno strength si esaurirà, e credo che siamo arrivati più o meno nella zona in cui si esaurirà, tornerà indietro e potrà partire il movimento direzionale. Qual è però la causa di questo movimento? È questo trading range. Lo vedete qua. Questo è il movimento di blocco del mercato definito selling climax, c'è tutta una fase non direzionale o perlomeno di non rottura del bordo superiore. In questo caso, essendo un mercato molto in difficoltà, ci sono reazioni piuttosto violente. Le fasi non direzionali sono in questa fase non le utilizzo perché non le ritengo utili, le ritengo troppo rischiose. Esistono le fasi direzionali che mostra Wyckoff, che sono molto molto più profittevoli e soprattutto molto sicure in questa fase, perché i trading range sono piuttosto brevi. E a meno che evidentemente non si utilizzano delle strategie come la Ion Condor con scadenze brevi, evidentemente non possiamo approfittarne. In questo caso abbiamo appena visto un sign of strength davanti ai nostri occhi. Quello che manca è solamente il ritorno indietro, retest dell'area di rottura del trading range per poi andare in propulsione. ADM è evidentemente uno dei candidati possibili di questo movimento. Altri però sono molto più avanti nel processo perché ADM è appena entrato, ma vedete ci sono tutta una serie di titoli che invece mostrano proprio un'intenzione diversa. Uno di questi è proprio Cost, che vi ho mostrato nelle slide precedenti e che è un'altra delle cose che sto osservando con una certa attenzione. Vedete, movimento direzionale, vado un po' più indietro, eccolo qua, guardatelo in diretta. Movimento direzionale, sign of strength, torno indietro, torno alla base del movimento, 28,7, vedete, siamo al 29, perché questo è un indicatore che lavora sull'end of day, quindi, mentre l'altro indicatore mio lavora su tutti i time frame, quindi tendo a spaccare l'analisi in due parti attraverso due indicatori anche per non sovraccaricare il sistema. Questo, e ve lo faccio rivedere, è una, per esempio, delle occasioni su cui andrò a puntare. Ancora una volta, perché io ritengo che il mercato sia ancora fortemente ribassista. La ciclicità ci mostra la preponderanza di settori di tipo difensivo, e questo è un titolo difensivo. Quindi questi titoli sono particolarmente utili. Li vedete
in uscita, sign of strength, last point of support, sign of strength, last point of support, e via dicendo, seguendo questo ciclo di alternanza. Credo che questa sia la modalità attraverso la quale si possono individuare candidati migliori, e vedete come Cost è un candidato interessante, ma abbiamo già anche il prossimo. E poi ci saranno evidentemente dei titoli che saranno lievemente più indietro di Cost, come Kellogg's, e poi ci sarà ADM da prendere. È un'onda continua e la posizione di questi titoli segue proprio, ve lo faccio vedere, segue proprio queste ciclicità. ADM prima era forte, vedete? Poi è diventato debole. Cost gli era davanti. Vedete? Cost e Kellogg's entrano nel quadrante della forza e in ritardo entra ADM. Vedete come di fatto Kellogg's e Cost sono più forti, ADM segue. Quindi questo ci mostra dove probabilmente si dirigerà la liquidità delle mani forti nelle prossime onde. Questo serve, questo indicatore, e mi serve evidentemente per andare a sfruttarlo con le strategie di volta in volta migliori sulle opzioni. Perfetto, Daniele, sei stato chiarissimo, credo, e hai anche chiarito quello che ci aspetta prossimamente nel servizio Zenith. Abbiamo illustrato con una, permettimi di dire, una lezione magistrale da parte tua, di cui ti faccio tutte le mie congratulazioni e complimenti. Questo è Grazie, un Maurizio. webinar che vale la pena di vederlo 2 o 3 volte, perché di rivederlo, può apparire al pubblico un webinar con un contenuto tecnico molto significativo, e questo è vero, ma Daniele ha voluto veramente illustrarci quali sono le metodologie con le quali individua titoli e punti di ingresso validi, metodologie che sposano la grande tradizione dei metodi di Wyckoff. Wyckoff ci insegnò queste cose 120 anni or sono, e sono ancora valide. Siamo stati fra i primi in Italia a parlare di Wyckoff negli ultimi 5 anni. Oggi ne Vero. parlano in tanti, oggi ne Davvero. parlano in tanti. Quando abbiamo cominciato a parlarne noi, alcuni ci chiedevano: ma chi era questo Wyckoff? Oggi sembra che sia molto più conosciuto, ma anche perché ne abbiamo parlato tanto. 120 anni fa ci insegnò delle cose che rimasero nell'eternità del trading, rimasero valide per decenni, per sempre. E tu, Daniele, sei riuscito a sposare tecnologia, metodologia di Wyckoff e universo delle opzioni. Credo che sia un lavoro splendido che merita di essere premiato, e è la ragione per cui invito tutti gli ascoltatori a vedere questo webinar 2 volte, perché è una grande lezione magistrale. A mandare un WhatsApp, un SMS al 320 8756 444 per cogliere l'offerta speciale che lega questo webinar e tutti i partecipanti a questo webinar, tutti gli ascoltatori di questo webinar, per partecipare all'offerta speciale sul servizio Zenith, servizio che rilascia. Mandare un WhatsApp, un SMS al 320 8756 444 vi permette di poter avere l'accesso in esclusiva per i partecipanti a questo webinar all'offerta speciale legata al servizio Zenith, reso sul portale della Mela Deliziosa, edito dall'Istituto Svizzero della Borsa in collaborazione con lo strategist Daniele Lavecchia, che oggi ci ha onorato di questa straordinaria lezione magistrale. Grazie Daniele della tua partecipazione, della tua collaborazione squisita. Grazie a nome di tutti gli ascoltatori per il contenuto che hai voluto condividere con noi. Grazie Grazie a te, Maurizio. come di consueto a tutti i partecipanti che ci esprimeranno il loro parere vedendo la registrazione di questo webinar. Questo webinar è finito di registrare alle 16:41 dell'1 agosto,
e verrà proiettato dal 2 agosto sui canali consueti dell'Istituto Svizzero della Borsa. Grazie ancora a tutti, grazie a Daniele Lavezzi, grazie al pubblico che ci ha ascoltato. Arrivederci ai prossimi contenuti dell'Istituto Svizzero della Borsa e di Traders Magazine Italia. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Arrivederci.